Una buona domenica da Radio Mu. Pensaci tu. No, ci pensiamo noi. Ti è piaciuto questo inizio così pimpante? Scioccante. Bene, una nuova puntata, la numero 69. Quindi inizieremo parlando e facendovi ascoltare tanta musica, vero? Musica con un gruppo eccezionale, il Golfo Mistico, a cui lascio a te il piacere di introdurre. Bene, parleranno Nicoletta Caselli e Simone De Baglivo, che sono i due direttori di questa orchestra di ragazzi, dei piccoli e grandi. Ci sono ormai ragazzi che adesso hanno 20 anni, ma che sono cresciuti con il Golfo Mistico all'interno di una scuola media di Milano e che adesso si sono spostati fuori. La scuola non dà più gli spazi per via della pandemia, insomma ci sono molte molte restrizioni, e quindi hanno ricominciato a suonare, quindi ascolteremo la loro intervista e anche un brano suonato da questa orchestra fantastica, che era l'ultimo concerto prima della chiusura per pandemia. Aggiungeremo un piccolo contributo mio e di Roberto, che si titola Quattro voci in una sola ed è una canzone arrangiata solo per quartetto, in cui attraverso il testo Roberto proprio spiega la formazione della musica dentro il quartetto stesso. Loro saranno felicissimi quindi, ragazzi, di ascoltarla. Poi vi ricordate Rossella Köhler, che avevamo intervistato domenica scorsa per l'Agenda 2030, in cui si parla degli obiettivi per l'ambiente fissati dall'ONU. Ecco, allora lei oggi ci parlerà di due obiettivi che riguardano il tema dell'acqua, degli oceani, del mare. Ci fa un collegamento dalla Sardegna, per cui il vento, il mare, il suono, insomma un'orchestra di suoni, colori, insomma molto bello. E quindi partiamo con questa Radio Mu ecologica. Perfetto, ambient music. E allora avanti tutta, perché Radio Mu pensa a te, ma pensa anche a tu. A tu. Buona domenica, ciao, grazie a tutti. Quando a Radio Mu parliamo di musica noi siamo felicissimi, per cui abbiamo letto la notizia che ci ha rallegrati e abbiamo invitato ancora oggi qui con noi Nicoletta Caselli, ciao! Ciao! E Simone Del Baglivo. Ciao a tutti! Ciao Simone! Ciao! Voi siete i direttori dell'orchestra Golfo Mistico. Nicoletta, ci spieghi che cos'è questa orchestra? Allora, molto difficile dire in poche parole cos'è questa orchestra, perché è un'orchestra che ormai quest'anno compie 10 anni ed è un'orchestra, diciamo, giovanile, che inizialmente si chiamava orchestra multietnica, ma in pochissimo tempo poi abbiamo trovato il seguito del nome, che è appunto Golfo Mistico. Forse non tutti sanno che il Golfo Mistico è la buca dell'orchestra, dove l'orchestra si posiziona quando sostanzialmente sì, c'è l'opera lirica, per cui l'orchestra non deve coprire il palcoscenico. In realtà noi c'entriamo proprio niente con l'opera lirica, però questo nome ci piaceva molto e così è qualche cosa che ci piace molto, il mistico. La parola mistica lo usiamo poi tantissimo, tant'è che abbiamo anche inventato una canzone, Simone ha inventato una canzone proprio su questo nome. Chissà che... E lo usiamo davvero spesso. Comunque, proprio per dirla breve, se ci riesco, è un'orchestra di giovani e giovanissimi ragazzi che sono sostanzialmente molto colorati come colore della pelle, nel senso che l'idea iniziale era rappresentare un po' tutte le etnie che sono presenti nella nostra zona, in particolare, siccome il progetto è nato in una scuola, presenti in questa scuola limitrofa a Piazzale Loreto. I ragazzi sono cresciuti nel tempo, mano a mano ne sono entrati altri, ne sono usciti alcuni che non potevano più andare. Crescono, abbiamo degli universitari attualmente nell'orchestra, perché avendo compiuto 10 anni l'orchestra, ecco, diciamo ci sono alcuni che sono... Nicoletta, che sono nati con voi come musicisti. Sono nati con noi, erano lì nella scuola, noi li abbiamo adottati perché erano ragazzi che non facevano nessun corso a indirizzo musicale nell'ambito della scuola media dove il progetto è partito, ma che avevano così molta propensione per la musica, a volte bisogno di essere un po' contenuti oppure di essere accolti perché magari arrivavano da un paese straniero e si trovavano nella scuola. Quindi a 10 anni questa orchestra, ieri Simone Del Baglivo avete ricominciato e mi hai detto sono ancora qui tutto emozionato. Perché sei emozionato? Tanta roba. Intanto
il pezzo di cui parlavate prima si inizia proprio dicendo fuori dalla buca nasce il golfo mistico. Ecco, quindi il golfo è proprio qualcosa che nasce fuori da una buca, proprio voglia di uscire, uscire e di raccontarsi. Quindi è proprio questo che abbiamo fatto. Siamo usciti da scuola anche un po' spinti da una necessità, perché non potendo fare attività nella scuola media dove è nato il progetto, abbiamo dovuto trovare altre strade, altre soluzioni. Quindi è nata questa collaborazione con l'Orchestra della Musica Passante, che si trova nella stazione di Porta Vittoria, e ieri c'è stato questo primo incontro emozionante. Quanti eravate e che età avevano i ragazzi? E allora, ieri c'erano grandi e piccoli, erano 12 ragazzi. 12. E c'erano appunto i grandi del golfo che arrivano, quindi 18, no? Nico 18 anni. Sì, sì, certo, il più grande ieri aveva grandi. Compiuto 18 anni, infatti non ha voluto firmare con la dice faccio io perché non c'è bisogno dei genitori. 12 sì. Però, Daniela, sono chiaramente una parte della nostra orchestra e certamente erano già tanti, secondo me, considerando che comunque siamo comunque in piena ancora emergenza Covid, ma naturalmente adesso forse Simone lo dirà, siamo stati veramente bravi, insomma, ci siamo comportati da bravi cittadini. Benissimo. Allora, orchestra composta da tantissimi ragazzi di varie età, con che strumenti suonate? Poi lo vedremo anche nel video, per cui vabbè, però se ce lo volete dire meglio, Simone. Ah, vado io. Allora, l'orchestra è nata con quello che avevamo un po' a scuola, qualcosa che hanno portato i ragazzi, che sono i primi strumenti a cui si affacciano, e che sono strumenti pentole, l'abbiamo fatto, abbiamo fatto anche una performance con le pentole, abbiamo fatto di tutto e di più col golfo mistico, però siamo partiti appunto da percussioni, da piccole percussioni, tamburi, a chitarre e tastiere, diciamo che e flauti dolci che i ragazzi portano a scuola. E che la Nico sa che io amo profondamente. Esatto, stava per dimenticarseli addirittura. Ecco. Eppure anche i ragazzi non li amano molto. Vero. Non è vero, poi in realtà certo, dipende, no? Dipende di cosa. No, dipende. No, noi scherziamo molto su questa cosa. Io sono più... è che sono, come dire, un amante dei suoni più gravi, più morbidi, più... Allora, caldi. Veniamo invece ai pezzi che suonate. Alcuni sono di vostra composizione, altri no, forse. Questo lo dico io perché lui, se no, chi si loda si imbroda, ma invece io posso lodarlo in maniera sperticata perché Simone non solo arrangia delle musiche, le arrangia benissimo, ma poi ogni tanto compone perché lui ha una vena creativa enorme, infinita. E devo dire che sia gli arrangiamenti, che sono tendenzialmente comunque di canzoni che hanno a che fare in qualche modo con diciamo qualcosa che riguarda il mondo, cioè la musica, la world music, ecco, è difficile definirla, ma comunque aiutami Simone. Sì. Beh, al di là di Imagine che lui ha arrangiato benissimo, che è una canzone diciamo più pop, non... però si rifaranno probabilmente alle tradizioni musicali e culturali, ecco, dei ragazzi che sono lì. E diciamo anche... che un po' la tendenza è quella, dobbiamo lavorarci ancora su questa cosa, ma poi abbiamo un po' spaziato, infatti i ragazzi cantano in arabo, magari con delle pronunce un po' improbabili, hanno cantato in francese, hanno cantato in inglese, hanno cantato in greco, abbiamo spaziato un po', e poi ci sono queste veramente belle canzoni che ogni tanto Simone ha l'ispirazione di comporre e che sono sempre un po' su quello stile lì, un po' etnico. Beh, ecco, sono parole difficili da utilizzare perché comunque voi avete ricominciato ieri, però riprenderete l'attività anche vediamo come va la pandemia, però anche da settembre proprio veramente, mi dicevi ieri Simone. Anche perché abbiamo un bellissimo progetto, vogliamo veramente festeggiare in grande questi 10 anni, e siccome fra l'altro noi siamo in qualche modo diventati abbastanza noti sul territorio, abbiamo sempre avuto anche l'aiuto del municipio 3, perché noi siamo qua, certo, proprio in questa zona, con una presidente di municipio 3 che è davvero patita di musica e capisce il valore di questo tipo di progetto,
Abbiamo ancora il suo sostegno, in qualche modo stiamo tenendo con lei stretti i legami e quindi vogliamo festeggiare, e anche lei ci tiene molto che noi che lo si faccia, invitando anche tutti i ragazzi che sono passati nel corso degli anni. Il Golfo Mistico è come un fiume in piena, perché ogni momento arriva qualcuno, qualcuno se ne va, qualcuno si trasferisce con la famiglia, ma ritrovarci tutti insieme sarebbe una meraviglia. Perfetto. Allora diteci solo come fare per contattarvi, perché non abbiamo poco tempo qua a Radio Mu. Che vai, Simone. Allora, intanto c'è una pagina Orchestra Golfo Mistico su Facebook e anche su Instagram. E diciamo che quella su Facebook la seguo io, mentre quella su Instagram l'hanno proprio creata i ragazzi e la seguono proprio loro. E quindi possono contattare noi privatamente, sempre su Facebook. O, quindi mi sembra Roberta Caselli e Simone del Baglivo. Esatto, ci trovano la pagina. Tu, Nicola, di musica nella scuola media, tu sei un artista che lavora un po' ovunque, quindi va bene. Noi vi ringraziamo tantissimo e ci ascoltiamo il brano che ci avete inviato, che è stato registrato quando quello? Allora, questo è stato l'ultimo concerto che abbiamo fatto a dicembre all'Heracles, la palestra che c'è in via Padova. Uh-huh. E che infatti ti ho mandato quello perché mi sembrava significativo, perché è stato proprio l'ultimo concerto del Golfo, quindi è un estratto proprio l'inizio del concerto, quello che ti ho mandato. Bene, allora aspettiamo il primo concerto della nuova stagione. Va bene. Esatto. Grazie per avermi visto. Ciao. Grazie a te, Daniele. Ciao.
Allora, sono qui, come potete vedere, sono qui in una situazione bellissima perché sono davanti al mare. E ho questa fortuna, ho dovuto venire per ragioni di famiglia e mi sto godendo una giornata stupenda davanti al mare. E quindi mi è venuta voglia di parlarvi dell'obiettivo 14, che è l'obiettivo proprio che dice proteggere oceani e risorse marine. Questo obiettivo parla quindi delle nostre acque, delle acque del mare e degli oceani che coprono bene il 70% di tutta la superficie terrestre. Ma sono minacciate da tanti pericoli dalla pesca eccessiva, perché si consuma tutto il pesce che viene prodotto, che nasce, che cresce, ma gli uomini ne stanno utilizzando veramente troppo, in modo che non riesce neanche a ricrearsi. Poi dal riscaldamento globale, magari questo ne parleremo un'altra volta, e poi dalla plastica. Voi tutti sapete come la plastica stia invadendo i nostri mari. Però cosa possiamo fare noi? Certo, appunto, del riscaldamento ne parleremo e abbiamo molte cose da fare. Della plastica, beh, prima di tutto non buttarla, usarne il meno possibile e raccoglierla quando è possibile, per esempio nelle spiagge. Però possiamo fare anche delle cose per non consumare tutte le riserve ittiche, cioè di pesce, del nostro pianeta. E qui infatti nel libro mettiamo alcune cose che possiamo fare noi, in famiglia, nella nostra quotidianità. Per esempio, quando compriamo il pesce, possiamo fare attenzione alla taglia del pesce. Se è troppo piccolo, non dobbiamo comprarlo, perché vuol dire che è un pesce che avrebbe dovuto crescere per essere una fonte alimentare più consistente. E non può riprodursi, ovviamente, se è piccolo. Poi scegliere i pesci di stagione, perché le varie specie fanno le uova in periodi diversi dell'anno e pescarli nel momento sbagliato può creare problemi alla loro riproduzione. E poi puoi anche informarti sui metodi di pesca. Quando vai dal pescivendolo, chiedi come è stato pescato questo pesce, perché alcuni metodi sono illegali, perché uccidono la fauna e distruggono i fondali. L'acqua è così importante per il nostro pianeta che c'è anche un altro obiettivo che parla di acqua, ed è l'obiettivo 6. L'obiettivo 6, ve lo faccio vedere sul libro, dice garantire a tutti acqua potabile, quindi acqua pulita e acqua che si può utilizzare per mangiare, per lavarsi nelle nostre case. Sembra una cosa normale per noi, ma invece per molta parte del pianeta, per molti popoli del mondo, non è una cosa così facile, perché la scarsità d'acqua sta diventando sempre più un problema drammatico proprio per il riscaldamento globale e l'allargarsi della desertificazione, cioè dei terreni che non ricevono acqua abbastanza per poter far crescere, per esempio, le piante oppure appunto per abbeverare i loro abitanti. Ci sono molte soluzioni, alcune costose, altre invece che possono essere utilizzate e impiegate dalla popolazione. Comunque anche noi, nelle nostre case, anche nelle zone dove l'acqua non è un problema, la mancanza d'acqua non è un problema, possiamo fare qualcosa, perché il pianeta è un unico organismo, quindi l'acqua non deve essere sprecata neanche nelle zone dove arriva la pioggia, per esempio. Allora, nelle nostre case cosa possiamo fare? Possiamo chiudere il rubinetto quando ci spazzoliamo i denti, perché possiamo usare un bicchiere invece che lasciar scorrere l'acqua a litri dal rubinetto. Possiamo innaffiare le piante di sera, questo è molto importante per chi ha un orto, per chi ha un giardino, ma anche per chi ha un balcone. L'acqua evapora meno rapidamente durante la notte, quindi può essere più fruttuosa, più utile per la crescita delle piante. Fare la doccia e non il bagno, per esempio, che consuma 3/4 di acqua in meno. E poi controlla i rubinetti, fai controllare ai tuoi genitori oppure controlla tu stesso. Se gocciolano continuamente vuol dire che perdono acqua, e è acqua che viene smaltita ma non utilizzata per la nostra vita. Quindi il ciclo dell'acqua, vedete questa bella tavola, no?
possono avere delle perdite e in molte zone possono non arrivare ad essere utilizzate effettivamente dalla popolazione. Ecco, questi due obiettivi riguardano l'acqua e sono, secondo me, tra i più importanti obiettivi per quanto riguarda l'ambiente del nostro pianeta. Grazie, ci vediamo un'altra volta. A presto. Bene, siamo in attesa di collegarci col professor Giampicchio, noto musicologo. Proviamo a chiamarlo, la linea è disturbatissima. Proviamo ancora a chiamarlo. Professore, eccolo che appare, ma ancora molti disturbi. Vediamo se riusciamo a collegarci. Impossibile, non riusciamo a collegarci. Ma noi vorremmo sapere dal professor Giampicchio che cos'è il quartetto. Mi sente? Ecco, diamogli anche l'audio così può rispondere. Allora, che cos'è il quartetto, professore? Dicasi, quartetto, qualsiasi gruppo di quattro esecutori che eseguono una musica insieme. Quindi può esserci il quartetto, che so, il classico quartetto della musica classica, composta da due violini, una viola e un violoncello. Ma c'è anche il quartetto cetra, che parla con quattro voci tutte assieme che cantano una canzone, per esempio Un bacio a mezzanotte, per dire. Poi c'è il quartetto pop, come i Beatles, per esempio, eccoli qua, che agiscono in quartetto ma fanno il botto perché raggiungono il tetto della Apple e fanno un concerto stupendo. Grazie, alla prossima. Un tempo sia vivace, come risate e canti, come gli scoppi di brace, come l'acqua nelle fonti. Vivace batta il cuore e suoni il violoncello col flauto che risponde, quando il vino fa zampillo e si fanno baraonde. Vivace batta il cuore, dai violino tocca a te, dopo attacca la viola, quattro voci in una sola. Un tempo sia più lento come un discorso quieto, come un tempo di racconto, una voce di segreto, e lento batta il cuore. Suoni il violoncello col flauto che risponde, come in un gioco tranquillo, come un eco delle onde, e lento batta il cuore. Dai violino tocca a te, dopo attacca la viola, quattro voci in una sola. Un tempo sia di ballo, un tempo minuetto, come un canto di fratello, tondo gesto dell'affetto, e svelto balli il cuore. E suoni il violoncello, col flauto che risponde, come gira un mulinello, brezza pazza fra le fronde, e svelto balli il cuore. Dai violino tocca a te, dopo attacca la viola, quattro voci in una sola.